Ragazzi, oggi parto in quinta e vi dico che sono molto arrabbiato per quello che è successo ieri. Nel video che ho fatto uscire a caldo, dicevo probabilmente il primo Inter-Juventus senza polemiche, meno male. Anzi, sono curioso di vedere che cosa ci si potrà inventare. Non dovevo dirlo, sono stato veramente preso alla lettera e oggi faccio qualcosa che solitamente cerco abbastanza di ignorare, cioè parlare del rapporto che hanno i tifosi nei confronti della Juventus e di parlare dell'arbitro, perché alla fine, ragazzi, quanto pare, questo è la cosa più importante. Non analizzare la partita, non cercare di capire cos'è effettivamente accaduto, come hanno giocato le squadre, se c'era possibilità di far meglio, di far peggio. No, questo a quanto pare non importa più. L'importante è fare la moviola, prendere in esame soltanto gli episodi, soltanto quelli che ci pare a noi un'interpretazione di un regolamento e ributtarci tutto in faccia. E secondo me è anche vergognosa l'intervista post partita di Simone Inzaghi, che ripete per 5 volte perché l'arbitro prima non lo vede un metro e dice che va tutto bene e poi danno il rigore. Basta. Non ci fermiamo magari ad analizzare il fatto che è stato tolto Perisic, che è stato uno di quelli che ha creato più problemi in assoluto alla Juventus, per inserire Dumfries che fa una cavolata gigantesca con quel fallo su Alexandro. No, questo fa lo stesso. L'importante è parlare dell'arbitro, soffermarci sull'arbitro e poi qualche volta, magari come ci fa più comodo, dire no, vabbè, io dell'arbitro non parlo. E allora, dato che io dell'arbitro non ho mai parlato, ma da un anno a questa parte ho deciso di iniziare a farlo per qualche minuto, per poi parlare di calcio, che è la cosa che mi piace di più. Inizio così, dato che è la cosa che tiene più banco in assoluto nel parlare di calcio. Nella prima parte di video parlo di arbitro. Va bene? Faccio il vostro gioco. Parlo di arbitro, come piace a quanto pare all'italiano medio, e poi alla fine parliamo di calcio. Ma io parlo anche di calcio, dato che appunto di solito si parla sempre solo della moviola. C'è OneFootball qui sotto in descrizione da scaricare per vedere, no, tutti questi episodi inerenti alla moviola, inerenti al VAR, interpretazioni, quello che è stato dato, tutte le interviste anche post partita agli allenatori, appunto quella di Inzaghi. Se non ve la siete vista, potete recuperarla su OneFootball completamente gratis e iniziamo a prepararci per un tour de force di un'altra settimana veramente molto impegnativa per quanto riguarda la Juventus. Allora, parto da una domanda che voglio farvi. Qual è il motivo per inserire il VAR all'interno del calcio? Perché inserire la tecnologia nel mondo del calcio? Questa è la domanda che vi voglio fare. Perché personalmente la risposta più giusta, più onesta, più oggettiva è quella di migliorare le partite per cercare di togliere gli errori, di limare via gli errori. E l'intervento di Dumfries su Alexandro è da calcio di rigore, perché è un fallo e viene all'interno dell'area. Che poi il protocollo VAR impedisca all'arbitro di andare a rivederlo perché lui ha considerato quel fallo non influente o comunque non in area di rigore e quindi il VAR non possa chiamarlo all'ordine, secondo voi è una follia oppure no? Perché io più di questa cosa qua mi arrabbierei sul fatto che se un arbitro dice che non è rigore non può essere chiamato al VAR, nonostante l'errore ci sia, e che quindi vai a falsare la partita perché il calcio di rigore c'è, però non lo può andare a vedere. E lo dice uno che l'anno scorso, quando McKennie da quel calcione a Mertens in area, è stato il primo ad ammettere che era calcio di rigore, che era giusto che venisse assegnato il calcio di rigore, o uno che la settimana scorsa, dato che vi ho detto, sto iniziando a parlare degli episodi arbitrali e poi della partita, non ho avuto problemi a dire che Orsato ha fatto una cavolata a non lasciar concludere l'azione e che ha doppiamente sbagliato dicendo che non c'è il vantaggio sul calcio di rigore. Quindi non venitemi a dire che lo sto dicendo soltanto per interesse. È un discorso collettivo. È un discorso che a me preoccupa veramente tanto il fatto che dall'Inter Juventus di ieri sera l'unica cosa che ci si porta dietro al momento è non doveva andare a vedere il VAR. Perché quando va a vedere il VAR non doveva andarci. Quando non va a vedere il VAR ci deve andare perché sono il protagonista. A seconda del momento prendiamo la versione che ci fa più comodo. E non ci portiamo dietro il fatto che ieri sera è stata una partita imbarazzante Inter-Juventus, sia per l'Inter che per la Juve. Non ci portiamo dietro il fatto che si sta leggendo dominio dell'Inter. Non ci portiamo dietro il fatto che in 90 minuti più 3 del primo, più 5 del secondo, 98 minuti di gioco, il tempo effettivo probabilmente sarà stato intorno ai 40, una roba del genere, e ci sono stati due tiri in porta da parte di Juventus e Inter complessivamente in totale. Di questo non parliamo? Un allenatore va ai microfoni e dice che l'arbitro non doveva fischiare calcio di rigore, ignorando che l'errore sul cambio l'ha fatto lui e che la sua squadra si ritrova in vantaggio per fortuna, come per fortuna la va a pareggiare la Juventus. Ignoriamo il fatto che sia stata una partita da 51% possesso palla Juve, 49 Inter.
Ignoriamo il fatto che ci siano stati 16 tiri della Juventus e 10 dell'Inter, di cui 2 in porta testa? Lo ignoriamo? Queste cose le ignoriamo tutte? E attenzione, perché c'ho delle altre statistiche, le voglio leggere tutte. Una partita da 15 falli commessi da una parte e 12 dall'altra, ok? Una partita con una percentuale di passaggi riusciti per maggiore da parte della Juve rispetto all'Inter, un numero di passaggi maggiori della Juventus rispetto all'Inter, e una percentuale maggiore di possessi nella tre quarti avversaria della Juventus rispetto all'Inter. E mi vengono a dire che l'Inter ha dominato. Ma l'Inter ha dominato dove? Una partita in cui una squadra tira in porta una volta, due se consideriamo tutta la partita, ma nella stessa azione. Il tiro deviato sulla traversa e il gol di Dzeko sono due tiri in porta in totale e questa squadra ha dominato? No, ditemi, l'Inter davvero ha fatto una prestazione per la quale vi sentite di dire che ha dominato? Perché se la Juventus fa una prestazione del genere, io sono il primo a dire che non ha dominato e che si sarebbe potuto fare di più. La Juventus ieri sera ha giocato male. Male, male, male. Non riusciamo a fare gol, ma non riusciamo nemmeno a provarci a fare gol. E siamo qui a parlare dell'arbitro. Di come un episodio vada a influire sul risultato. Perché i due gol di ieri sera sono stati due episodi. Fortuiti in entrambi i casi. Perché sennò Inter e Juventus non fanno gol e la partita è da 0-0. Ieri sera ho detto che il risultato era giusto. Guardate, me lo rimangio, perché l'1-1 non è giusto, quella è una partita da 0-0, palese. Ma il pari è giustissimo, perché non c'è stata una squadra più forte dell'altra. E se in Inghilterra il Chelsea ne fa 7, il Liverpool ne fa 5, al Manchester di United di Ronaldo, al Manchester United di Ronaldo, noi ci presentiamo al mondo, all'Europa, mostrando Inter-Juventus, le due squadre che negli ultimi 10 anni hanno vinto lo scudetto, che si affrontano, e questa è la partita, da due tiri in porta. E invece che analizzare a caldo, a freddo, lucidamente, oggettivamente le situazioni, parliamo di un rigore che non poteva andare a vedere, non che non c'era, perché il rigore c'era, che non poteva andare a vedere, ma non diciamo che il protocollo VAR fa schifo, diciamo che non doveva andare a vedere, perché la Juve, a parte invertite, invece una roba del genere non ce la sarebbe, non sarebbe passata sotto banco, perché se un rigore c'è è giusto darlo, il VAR c'è per quello, per aiutare l'arbitro. Che ha commesso un chiaro ed evidente errore a non vedere il fallo di Dumfries ai danni di Alessandro. Poi se vogliamo parlare del resto, ragazzi, parliamo del resto. Scusate, ma questa premessa lunghissima e doverosa, ma secondo me andava fatta. Dopodiché passo alle pagelle. Sono arrabbiato, sono proprio arrabbiato per come la narrazione di Inter-Juve veramente non mi va giù, perché è stato avvelenato il calcio, E tutti complici quelli che non parlano di calcio ma si limitano a parlare dell'arbitro. Tutti complici. Di questo schifo che è la narrazione del calcio in Italia. Non parlo dell'estero perché non so come viene gestito. Da noi fa schifo. E adesso lascio stare. Allegri 5. Per quanto debba essere onesto e dire che, secondo me, la formazione non era nemmeno così oscena, il ragionamento di Allegri non è stato male, secondo me. L'ho detto ieri sera, ci tengo a ribadirlo anche oggi, anche se la partita poi ci ha detto altro. Allegri aveva impostata sul non prendere gol, ok, nella prima frazione, per poi giocarsela nel secondo tempo. E così è stato, appunto. Poi c'è stato quell'episodio fortuito che ha portato al gol di Dzeko, ma l'Inter non ci aveva praticamente mai impensierito. Secondo me il grave errore di Allegri è poi non rimettere in piedi la partita subito, perché non lo fa. Allegri non rimette in piedi la partita subito. Mi aspettavo, sei sotto a fine primo tempo, non puoi più portare avanti quel gioco di a specchio con l'Inter, col 3-5-2, con Kulusevski e uomo su Brozovic per cercare di limitarne le giocate. No, non lo puoi più portare avanti, sei sotto, devi rimontare per pareggiare e per poi vincere. Perché ieri sera è stata palesemente una partita da pareggio, ma Allegri stesso l'ha preparata per pareggiarla, l'ha gestita per pareggiarla. Ai microfoni dice che è un pari che va bene perché è difficile prenderlo all'Inter. Sì, sono d'accordo, perché con una squadra del genere andare in casa dei campioni d'Italia in carica e pareggiare va benissimo, è una cosa positiva. Però la Juventus non può accontentarsi del pareggio, non può scendere in campo per dire l'importante non è perderla in campionato, quando deve rincorrere una partita così importante che valeva 6 punti, che ti permetteva di scavalcare l'Inter, di portarti avanti, di portarti al terzo posto, allontanare i fantasmi del passato. No, non ci sto. E i cambi sono stati fatti anche probabilmente troppo tardi, al 65esimo inserire Chiesa e Dybala. No, non ci sto. E poi Allegri dice, probabilmente colpa di Landucci che ha ritardato i cambi. Però se da una parte non riesco a dare tutta la colpa ad Allegri sulla formazione iniziale, cosa che invece ho visto aver dato fastidio a tanti, ripeto, la mia visione è questa, la cosa che mi ha veramente dato fastidio è stato il poi effettivamente non cercare di correggere prima
quella formazione che era palesemente sbagliata, tra virgolette, dall'inizio, perché i più forti erano in panchina, per intenderci. E senza Chiesa e Dybala, davvero là davanti, ragazzi, siamo sterili, 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 sterili. Non c'è un briciolo di idea, di minimo di creatività. Non è un discorso di giocare bene e di giocare male. Non c'è la possibilità di far male all'Inter o alla squadra che ci troviamo davanti, perché non abbiamo lo spunto, non riusciamo veramente ad avere un'intuizione. Non ce la facciamo. E ripeto, non è giocare bene male. Puoi giocare anche male tutta la partita, tecnicamente, quello che vuoi. Cosa che ha fatto meglio l'Inter nel complesso. Però se mi dovete dire che l'Inter ha dominato perché ha giocato meglio tecnicamente, allora la Juve ha giocato bene tecnicamente in tante altre partite qualche giorno fa e poi vinceva 1-0 e non andava bene. Allora cerchiamo di mantenere lo stesso metro di giudizio nei confronti di tutte le squadre. Non che se una si chiama Juventus e ci sta sulle palle allora stravolgiamo tutto. No, bisogna andare avanti con un'idea e mantenerla sempre a prescindere dalla squadra di cui si sta parlando. Poi fine della polemica, perché veramente oggi sono avvelenatissimo. Quindi non mi è piaciuta la gestione post di Allegri, non quella della formazione titolare. E quindi il 5 penso che sia meritatissimo. Szczęsny 6, non stiamo a parlare tanto di Szczęsny perché veramente non c'è niente da dire. L'Inter non ha mai tirato in porta, il gol non è colpa sua. Parliamo di Chiellini, Bonucci e Danilo, che secondo me sono sufficienti tutti e tre, sono tutti e tre da 6 in pagella. Io non penso che abbiano fatto una brutta prestazione, ma proprio perché davvero quando ti ritrovi che la squadra avversaria non ti tira mai in porta, credo che portiere e difesa non possono avere colpa. Poi se prendi gol come l'abbiamo preso ieri sera è la sagra della sfortuna, non è colpa dei tre centrali. Qualcuno mi diceva però Bonucci, Chiellini potevano intervenire, guardano Dzeko, che, ma ragazzi, è successa una frazione di secondo. Çalhanoğlu stava tirando verso la bandierina, becca in faccia Locatelli, la palla si stampa sulla traversa, finisce esattamente sui piedi di Dzeko a porta vuota. Ma lì che cosa ci puoi fare? Non può essere colpa dei centrali. Quindi 6 a tutti e tre, che non è una prestazione a dire wow. E bene Danilo, specialmente nell'uno contro uno, anche se in realtà tante volte Perisic ci ha fatto un po' ballare la samba. Poi nel finale Danilo riesce a salvare sull'ultimo assalto dell'Inter, che era doveroso perché poi l'Inter è stato in vantaggio per tutta la partita e non ha mai cercato di farci male, non ha mai cercato di darci il 2-0. Perché se l'Inter va sul 2-0 e ci danno quel rigore, ha vinto l'Inter. È solo che l'Inter non ha mai cercato il 2-0. Sembrava davvero di vedere giocare la Juventus, ieri sera vedere giocare l'Inter. E come abbiamo sempre detto che questo è un problema per la Juve, perché se trova in vantaggio di un gol e non cerca mai il raddoppio, non vedo perché debba essere diversa la narrazione nei confronti dell'Inter. Perché qualcuno mi ha anche detto, di solito se sei oggettivo, riesci a mantenere separata la tua fede dalle tue idee di quando parli di calcio, ieri sera no. Ma ieri sera no, che cosa? Se l'Inter non mi è piaciuta, devo dire che mi è piaciuta per forza, per attirarmi la gioia o il riconoscimento del tifoso nerazzurro, non me ne frega niente, io dico quello che vedo, io dico quello che penso, non dirò mai una cosa perché poi magari allora lui è contento. No, scordatevela questa cosa. Secondo me Inter-Juventus è stata una partita bruttissima, bruttissima da presentare al calcio, al di fuori anche della Serie A o anche ad altri tifosi che la guardavano, e secondo me nessuno si è divertito o nessuno ha potuto dire questa squadra sì che ha giocato bene, perché non ci sono stati tiri in porta, non ci sono state azioni offensive. Non riesco veramente... Vabbè, andiamo avanti. Cuadrado 5, un altro 5 che pesa per Cuadrado, che ragazzi veramente da qualche partita a questa parte non riesce a liberare le sue qualità. Solitamente Cuadrado è sempre un valore aggiunto per la Juventus, l'anno scorso è stato uno degli uomini in più, quest'anno aveva iniziato bene ma in questo momento in fase calante. Io non so se è un discorso che si deve riposare, sta giocando un po' troppo, veramente non ne ho idea, ma comunque non mi è piaciuto Cuadrado, mai uno spunto, che di solito con l'Inter poi è sempre anche l'uomo in più, ieri sera invece assolutamente no. Dall'altra parte invece c'era Alexandro, a cui voglio dare 6 più, perché comunque Alexandro non ha fatto una bruttissima partita. C'erano dei momenti veramente in cui dicevo ma chissà. Nel secondo tempo l'ho visto molto più pimpante, molto più di spinta, al di là del rigore conquistato. C'è anche quell'azione in solitaria, in serpentina, in cui poi addirittura va a tirare in porta. Quindi qualcosa in più su quella corsia è stata fatta, perché Alexandro è stato più offensivo rispetto a Cuadrado ieri, e mi fa anche un po' senso pensare che davvero probabilmente Alexandro stia andando meglio di Cuadrado nel complesso in stagione, dato che fino all'anno scorso dire una cosa del genere sembrava una bestemmia. Quindi 6 più, quel più è perché si è procurato il rigore, perché sennò sarebbe stata una prestazione da 6, ma ripeto, Alexandro almeno ci sta provando un pelo di più, non di tanto, cavolo, cioè ha preso 6 più, non è che... Poi
Passiamo un attimo al centrocampo, dove Locatelli è il migliore, a cui do 5 e mezzo. Ancora una volta non mi è piaciuto, uguale commento che ho fatto l'altro giorno con lo Zenit. Poca geometria, tanta quantità, non è questo il Locatelli che abbiamo visto nelle prime partite, non può essere questo il Locatelli di cui abbiamo bisogno, ma comunque il migliore del centrocampo, perché vi lascio immaginare gli altri. Sorvoliamo il fatto che Bernardeschi abbia giocato malissimo nei 15 minuti in cui è rimasto in campo e che poi prendiamo gol perché siamo in 10, perché abbiamo voluto ritardare la sostituzione. Ma lasciando a parte questa cosa, Bernardeschi l'ho senza avuto, e anzi gli faccio un grosso in bocca al lupo perché l'ho visto già con il tutore al braccio, speriamo che non sia niente di grave, perché anche questo mi sembra incredibile da dire, c'è bisogno anche di Bernardeschi, perché in questo momento il titolare di questa squadra probabilmente è Rabiot nelle idee di Allegri, e Bernardeschi probabilmente ha fatto molto meglio di Rabiot in questa prima parte di stagione. Poi è ovvio che a me non mi frega niente chi va in campo, mi importa che vinca la Juventus e che diano tutti il massimo per la Juve, però mi sento di dire che in queste prime apparizioni Bernardeschi abbia senso e aspetta, perché poi magari vengo frainteso. Non può essere questo lo standard, bisogna dare di più, tutti di più, ma per quella che è sempre stata la mia idea di Bernardeschi, di da 1 a 10 ti do 3, secondo me in questo momento Bernardeschi ti sta dando tra il 5 e mezzo e il 6, quindi non sta facendo bene, intendiamoci, ma non sta nemmeno facendo così male per come ce l'avevo in testa io Bernardeschi. Entra Bentancur al posto di Bernardeschi, una partita secondo me bruttissima da parte di Bentancur. Dopo Allegri lo giustifica sul fatto che nella prima parte ha giocato mezzo sinistro centrocampo storto, quindi quello che faceva Rabiot, quindi poi l'ha invertito, l'ha messo mezzo alla destra leggermente meglio. Sì, sono d'accordo, ma credo che la partita di Bentancur sia da 5, l'ennesima prestazione da 5 in colore, in cui veramente non salvo forse niente, così come a McKennie do 5 pure a lui, ma ragazzi, ma McKennie dovrebbe essere il centrocampista con il compito di inserimento. Se c'è una cosa che sa fare bene McKennie, ce l'ha mostrato anche l'anno scorso, è inserirsi in zona gol. Ieri sera timido, sembrava avesse paura di andare in area di rigore, di accompagnare Morata, che era bene o male l'unico attaccante, perché Kulusevski comunque faceva un ruolo ibrido per cercare di stare in marcatura completamente su Brozovic e quindi lasciare completamente da parte la parte di possesso palle, di costruzione di gioco. Ma McKennie mai, McKennie fantasma. Se Bentancur ha sbagliato tante scelte recuperando qualche pallone di tanto in tanto, McKennie è un fantasma in questa prima parte di stagione. Avere McKennie e non avere nessuno al posto di McKennie è la stessa identica cosa. Stiamo giocando sempre con un uomo in meno quando gioca McKennie. Non mi ricordo una singola partita stagionale di McKennie in cui si avvicina anche solo lontanamente alla sufficienza. È un problema questo, eh? Bisogna svegliarsi veramente, eh? Che bisogna svegliarsi tanto, perché si gioca nella Juventus, e giocare per il pareggio o non giocare affatto nella Juventus non va bene. Mi dispiace, non va bene. Sono un po' arrabbiato, perché veramente ieri sera mi è, al di là del fatto che la partita non mi è piaciuta perché non ho visto la voglia della Juventus di vincere la partita, mi devo ritrovare anche tutta questa polemica veramente sterile in bocca e non ci sto. Kulusevski 5, discreta fase di non possesso, perché comunque Brozovic ha fatto un po' quello che voleva, completamente nullo nella fase invece di possesso palla. Penso che sia doveroso dare 5, l'unica motivazione per cui far giocare lui e non Chiesa era appunto la gestione di Brozovic, non è stato eccelso nemmeno lì, cosa che invece l'anno scorso aveva fatto molto molto bene con Pirlo, e invece ieri assolutamente no. Quindi 5 per Kulusevski, dispiace sempre dare dei 5 a Kulusevski, però se se lo merita, gli va dato. È vero che è un classe 2000, abbiamo fatto il discorso l'altro giorno, è vero che è molto criticato, però ieri si era giocato male, cioè c'è poco da fare. L'unico spunto è quel pallone che mette in area di rigore, sul quale poi non taglia dentro né McKennie né Morata, non la prende nessuno, quindi diciamo che entra poi Chiesa leggermente meglio, nel senso che ha spinto, ha avuto la cattiveria, ce l'ha messa, cioè ce l'ha fatto vedere. Forse era anche un po' arrabbiato Federico Chiesa, prende 6 perché non ti cambia assolutamente la partita, ma la Juventus sì, la Juventus cambia con l'ingresso di Chiesa e di Dybala. Ora parliamo in realtà prima di Morata 5 e mezzo, se non 5, voglio dargli quel mezzo in più perché veramente ha giocato da solo là davanti e ha trovato anche la prima occasione della partita, dove poi Handanovic fa una parata un po' strana, riesce a salvarsi in qualche modo, però Morata ieri sera ho detto che non è il centravanti da 20 gol in Serie A, e qualcuno mi ha detto però sei irriconoscente nei suoi confronti perché ci ha portato in finale di Champions nel 2015. Ma ragazzi, ma attenzione, io non ho detto che Morata deve vergognarsi, deve andarsene, io dico semplicemente che Morata, titolare della Juventus,
Perdi tanto perché non è un goleador, non è un centravanti, non è un bomber, non è un finalizzatore. Morata è un giocatore che storicamente, ma guardatevi le statistiche, farà una decina di gol in Serie A. Alvaro Morata non è l'attaccante giusto per essere titolare in una squadra che deve giocare 38 partite di campionato, è l'attaccante giusto per una squadra che deve fare la Coppa. In Coppa Morata è perfetto, un attaccante da Coppa, perché c'ha quelle serate in cui è micidiale, ma se ha quelle serate in cui è micidiale in Serie A e poi mi fa 5 partite storte, allora non va più bene. In Serie A serve dare continuità, serve un attaccante che ogni due partite ti faccia gol, che a fine anno chiuda almeno con 20-25 gol segnati, e non è Alvaro Morata. Ma proprio per caratteristiche tecniche, non sto dicendo che sia scarso, sto dicendo che non è adatto per essere il titolare della Juventus per il campionato, che può essere una buona scelta in Champions League o in Coppa, ma non in un campionato da 38 partite. Questo è, niente di più, niente di meno, 5,5 proprio perché ieri sera ha giocato da solo. Poi entra Dybala e sembra davvero aver acceso un po' di luce, perché Dybala ha gestito molto bene il pallone, però anche qua ragazzi, quando Dybala prende palla, va in guerra, magari salta un paio di giocatori e poi la scarica e i centrocampisti non mi beccano lo stop e la palla la perdono, allora che senso ha avere un giocatore tecnicamente superiore come Dybala se poi la palla non la sappiamo gestire? A noi ci manca della qualità a centrocampo e spero che ce la possa dare Arthur, e quando è entrato Arthur si è visto, anche se ha giocato poco e anche qui non ho capito francamente la scelta di Allegri, perché io Arthur e Chiesa li avrei messi nell'intervallo, però io personalmente avrei fatto così. Mettere Arthur a 5 minuti alla fine mentre perdi, poi non riesco veramente a trovare la logica di questa cosa, però noi ci manca qualità a centrocampo e un bomber là davanti. 6,5 Dybala per la freddezza con cui ha trasformato il rigore, 104 gol con la maglia della Juventus, raggiunge Platini, si porta veramente vicino alla top 10 di marcatori all time, un grande in bocca al lupo a Paolo Dybala, che mi è piaciuto molto nell'intervista post partita, parole veramente da leader, giocatore che si sta veramente mettendo al servizio della Juventus e dal quale pretendo tanto. Ricorderete la mia statistica, la mia previsione di inizio anno era il giocatore a cui attribuivo più reti, in questo momento è il capocannoniere appunto della Juventus con 4 gol segnati. Ci manca tanto Paolo Dybala, speriamo che veramente a livello fisico possa aver lasciato lì tutte le problematiche. Puntualizzazione, Allegri non lo mette dall'inizio, ma io credo che si possa ragionare su Chiesa ma non su Dybala. Dybala non aveva i 90 minuti nelle gambe, era giusto tenerlo per il finale di partita, anche se ancora una volta, ripeto, l'avrei messo prima rispetto al 65esimo. Piccolo appunto anche su Kjaer, che entra bene ancora una volta, qui do senza voto, così come Arthur, perché veramente hanno giocato troppo poco. Mi piace la grinta con cui entra questo ragazzo, la voglia con cui entra questo ragazzo, ma ci ha dimostrato ancora una volta che non è un centravanti. È un giocatore, anche lui non è Vlahovic, non è Icardi, non è Dzeko. È un giocatore a cui piace partire da lontano. Ieri lui e Dybala erano bene o male dietro Morata e stavano un po' sulla tre quarti. Non so se è proprio un attaccante, non so se è proprio un numero 9 o quasi un numero 10. Noi non abbiamo in rosa, perché nemmeno Ken è quel giocatore lì, un bomber. Non abbiamo un finalizzatore, sperando che ovviamente Kjaer lo possa diventare, possa imparare ad esserlo, però ragazzi è un 2001 che arriva dal Brasile, che ha fatto due presenze con la Juve, l'altro giorno ha fatto il primo gol in Italia, è dovuto andarlo a fare in Under 23. Non possiamo pretendere che Kjaer si carichi sulle spalle la Juventus e che diventi il nostro punto di riferimento, il nostro ariete d'area di rigore. E poi ribadisco, probabilmente ha delle caratteristiche tecniche diverse da questa cosa qua. Niente, questo è un po' tutto quello che volevo dire nei confronti di questo Inter-Juve, che ripeto, secondo me è stato bruttissimo, la partita è stata bruttissima e probabilmente è stato ancora peggio il modo in cui è stato gestito Inter-Juve, ma anche vedere la Gazzetta che apre con il titolo Inter non VAR, per me è agghiacciante, scusate se cito Conte, il doppio ex, ma per me è agghiacciante, non riesco veramente a capire come in Italia sia più divertente per molti parlare degli errori arbitrali o dei presunti tali e non del modo in cui le squadre hanno giocato o con cui si potrebbe migliorare il prodotto calcio. E poi andiamo in Europa, la Juve e il Milan in 2 anni dal Porto non vedono il pallone, ci chiediamo ma come mai? A figa come mai? Beh, pironi miei, come mai? E ne dico un'altra che è un pezzo che non lo dico, dobbiamo anche abituarci che se non ci fischiano i falli si continua a giocare, perché noi siamo abituati, Cuadrado su tutti, ti spingono, boom, vai per terra, fallo, allora
non si gioca più, interrompi il gioco, noi non siamo abituati a giocare. Ragazzi, abbiamo le squadre che in Italia non sono abituate a giocare a calcio, perché preferiscono prendere il calcio da fermo, rimettersi a posto e trovare un piazzato, un episodio, una giocata così. Ditemi voi se può essere logica questa cosa qua. E invece che parlare di queste cose per cercare di migliorare il calcio, di cosa parliamo? Dell'arbitro che poteva intervenire come noi, e non del fatto che ha sbagliato perché doveva vederlo in diretta a un metro il calcio di rigore. No, del fatto che poteva o non poteva intervenire col VAR. E nemmeno di migliorare il protocollo VAR. Di quello non ci interessa. Perché? Perché è coinvolta la Juventus con un presunto aiuto.